storia, ragazzi. Brutta storia e brutta notizia, soprattutto per la Juventus. Ragazzi, penso che abbiate già letto il titolo. Praticamente, ragazzi, Pogba alla fine si opererà. Perché? Ragazzi, a me queste cose. Prima parliamo di quello che succederà a Pogba, poi esprimo un mio parere personale. Ovviamente, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Allora, ragazzi, praticamente Pogba ha avuto un problema. Un problema fisico alla gamba, se non mi sbaglio, sì. Non mi ricordo precisamente. Però, praticamente, ragazzi, si era deciso per evitare che Pogba saltasse tanto campionato, perché comunque, ragazzi, ancora Pogba non ha giocato in campionato. Per evitare che Pogba saltasse il mondiale, perché il mondiale è tra circa una quarantina di giorni. Domani non giocheremo, ricordiamolo, lacrimuccia. Però Pogba, ovviamente, con la Francia doveva giocare. Aveva deciso, nel momento in cui si è infortunato, di fare una riabilitazione, una cura conservativa. Perché conservativa? Perché la cura conservativa, ragazzi, gli permetteva di tamponare, perché comunque una cura conservativa non è un intervento chirurgico, perché un intervento chirurgico ti risolve il problema alla radice, una cura conservativa, ragazzi, non te la cura al 100%, serve solamente per tamponare, per provare ad arrivare a un finale di stagione, che comunque, ragazzi, il campionato è iniziato adesso, e per giocare con la Juve e soprattutto per giocare il mondiale. Si è fatta questa cura conservativa già da un paio di settimane, da circa 2 settimane, da quando è che è cominciato il campionato. Che succede? Fanno queste cure conservative. Adesso se ne esce Pogba, il suo procuratore e anche Allegri in conferenza stampa, dicendo che Pogba, dopo praticamente aver fatto una buona parte di questa cura conservativa, si dovrà operare lo stesso. Si dovrà operare lo stesso e a questo punto, ragazzi, è in dubbio, è molto a rischio la sua presenza nel mondiale. Perché, ragazzi, un intervento così delicato, dove con una cura conservativa rimanevi fuori per circa un mesetto, ragazzi, per un intervento chirurgico devi stare fuori almeno 3 mesi. E ragazzi, siamo a settembre, ottobre, novembre, dicembre, poi c'è le pause per le feste natalizie e tutto il resto, e praticamente Pogba rientra a gennaio. Adesso, ragazzi, un mio parere, io non capisco i sensi delle cose. Allora, posso capire, hai 38 anni. Posso capire, è il tuo ultimo mondiale. Te la vuoi rischiare perché tu dici o faccio così o salto il mondiale e non giocherò mai più il mondiale, perché poi praticamente se ne parlerebbe a 42 anni e ormai praticamente è finito. Oppure, ragazzi, io non capisco queste scelte del cavolo che fanno i giocatori, soprattutto Pogba in questo caso. Sei un ragazzo che non c'ha neanche 30 anni. Sei comunque un giocatore importantissimo della Juventus. La Juve ti ha preso come perno del proprio centrocampo, perché sappiamo comunque quanto il centrocampo della Juve ancora non gira per nulla bene. Ti vai a fare una cura conservativa che non sai neanche se al 100% funziona, che non ti risolve comunque al 100%, anzi forse neanche al 50% il tuo problema, ma serve solamente per tamponare un po' e stringere i denti per giocare sto benedetto mondiale. E che fai? Dopo che comunque ti sei fa, perché alla fine ti sei fatto anche quasi un mese di cura conservativa, ti devi fare adesso altri 3 mesi di stop per l'intervento chirurgico. A questo punto ti fai l'intervento chirurgico e basta. Perché alla fine, ok, saltavi forse il mondiale, anzi, molto probabilmente lo saltavi lo stesso. Ma così cosa ci stai guadagnando? Che dovrei dire adesso? Ben ti sta? Ben ti sta. A me dispiace perché, ripeto, ragazzi, è normale. Da interista, se la Juventus gli mancano giocatori, dovrei dire. Però, ragazzi, qua sto parlando di salute di persone. Come ragazzi, come quando io vedo Lukaku che si è infortunato e la gente che glielo augura, anzi è contenta che si è fatta male. Io, ragazzi, non sono così. Nel senso che, ok, dico, ok, buono, l'Inter così è un po' messa meglio rispetto alla Juve, sì. Però, ragazzi, alla fine non ci godo sull'infortunio di quella persona, perché come, ragazzi, sono persone come noi, sono esseri umani come noi, che giocano a calcio, sono dei professionisti, ragazzi. E quando sento dire, ah, si è fatto male e si fanno un intervento chirurgico, ragazzi, io non ci godo nelle disgrazie degli altri. Se mi dovessero dire, ah, ha avuto uno strappo, deve stare fuori una settimana, wow, dico wow, alla fine non è nulla di che, ci godo anche. Ma ragazzi, parlando di un intervento chirurgico,
un intervento chirurgico di una persona come noi, perché io penso che molte persone non riescono a scindere il calcio dalla vita reale, nel senso che vedono i calciatori come se non fossero persone uguali a noi. Ma ragazzi, i calciatori sono persone come noi. E onestamente io andare a godere di una disgrazia, comunque di un intervento di un'altra persona, non ci godo. Però, ripeto, adesso dico ben ti sta, perché alla fine tu hai rischiato un qualcosa per provare, forse, a giocare questo benedetto mondiale, perché alla fine, facciamo un esempio, che la cura conservativa fosse andata bene. Un esempio. Tu alla fine rischi di tornare in campo, prendere una botta e farti male seriamente. Quindi per me queste cure, ragazzi, non ne vale la pena. A meno che, come ho già fatto l'esempio, hai 40 anni, è il tuo ultimo mondiale, te la rischi, ti rischi il tutto per tutto, ok. Ma un giocatore che non ha tipo 30 anni, forse 29 ancora, non lo so quanti anni c'è Pogba, ti fai una cura del genere, dove alla fine non sei neanche sicuro di rientrare perfetto e giocare come se nulla fosse. E qui, ragazzi, la beffa. La beffa, adesso devi stare fuori 3 mesi, non ti giochi il mondiale, ragazzi, perché è inutile prendersi in giro. Tra 40-45 giorni il mondiale non riuscirà mai a rientrare per il mondiale, a meno che non voglia dire palesemente faccio il mondiale per rompermi una gamba, perché raga, sarebbe da pazzi giocare il mondiale, ma non penso neanche che lo convocheranno, sinceramente. E là ci sono tutte le guai, la tua squadra, che ripeto ti ha comprato come perno del tuo centrocampo, e adesso la Juve si trova in seri problemi con Di Maria, che non è stato neanche convocato per il Paris Saint-Germain perché non è al top. Allegri in conferenza l'ha detto, l'ho fatto giocare contro la Fiorentina perché comunque volevo fargli mettere nutrienti nelle gambe, ma rischiarlo in una partita dopo che abbiamo tanti impegni importanti, no. Dice infatti neanche lo convocherò. Quindi già non hai Di Maria, non hai Pogba, che strega, eh? Alla fine con una squadra contro il Paris Saint-Germain già è difficile giocare con una squadra come il Paris Saint-Germain. Poi ti mancano certe pedine importanti, per non dire fondamentali, e si è messa ancora peggio. Ripeto, ovviamente non ci godo assolutamente, però ripeto, ben ci sta, perché ragazzi, io, se fossi un tifoso juventino, onestamente sarei molto arrabbiato, perché alla fine, per fare tutto ciò, stai rimanendo fuori 3 mesi, e avrei fatto una cura definitiva e basta, e mi sarei tolto il pensiero, invece che adesso ti sei fatto un mese di cura, più altri 3 mesi adesso per dopo l'intervento, perché dovrà stare 3 mesi fermo. È questo, ragazzi. Fatemi sapere voi qui sotto, tifosi juventini e non, ditemi se secondo voi Pogba ha fatto una cavolata e se siete appunto arrabbiati, perché ragazzi io sarei molto arrabbiato, o se secondo voi ragazzi ha fatto bene a rischiarsela per provare a rientrare per il mondiale. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ovviamente ragazzi vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale attivando la campanellina e ci vediamo domani con dei nuovi contenuti. Bella ragazzi.